basketball su Video Music, grande partita quest'oggi con i Chicago Bulls e Phil Jackson allo Chicago Stadium che affrontano gli Charlotte Hornets, squadra pericolosa, squadra in uno stato di forma eccellente, sta arrivando verso i playoffs occupando l'ottavo posto e tra l'altro se arriverà come possibile ottava, Charlotte giocherà proprio con Chicago il primo turno dei playoffs. Un saluto da Guido Bagatta a tutti gli amici di Video Music, ancora Chicago sui nostri teleschermi. Ieri sera abbiamo visto Chicago vincente ad Orlando con gli Orlando Magic. Vediamo questa sera la partita successiva a quella vinta da Chicago per 90-86 all'Orlando Arena, la partita successiva con i Chicago Bulls ancora imbattuti in casa che affrontano gli Charlotte Hornets. Per Chicago 44 vittorie consecutive allo stadio che stiamo vedendo, allo United Center, che è nuovo in pratica Chicago Stadium. Vediamo anche la telecamera dall'alto appesa al tabellone dei punti, al tabellone luminoso al centro dello United Center, che ci fa vedere la palla contesa che viene lanciata da che è conquistata da uno degli arbitri più famosi, conosciuti, esperti della NBA. Robert Parrish, il primo tiro nuova situazione per Charlotte con Parrish in quintetto sin dal primo momento. Robert Parrish, uno dei super veterani, per lui ci sono 19 stagioni NBA alle spalle e 43 anni d'età sulla carta d'identità. Bill Wellington, il rimbalzo, l'ex giocatore della Clor di Bologna, i primi due punti per lui dell'incontro. Bill Wellington 2 per Chicago, prima l'ha segnato MacGyver per Chicago Hornets, risponde Bill Wellington, due giocatori sicuramente non due superstar, ma due giocatori che stanno giocando un ottimo campionato. Il tiro di Larry Johnson tocca al vero di ferro, il pubblico di Chicago spotte Larry Johnson. Quando si vuole identificare una cosa, non tocca niente, nemmeno il ferro, ma nemmeno la retina, che non fa che la vuole, nettamente scarica, Michael Johnson, allora subito nella parola per Kenny Anderson, vediamo velocemente i due quintetti del campo, Larry Johnson, MacGyver per Parrish, Kenny Anderson, e dall'altra parte Chicago con Scale Pippen, Tony Kukoc, ci viene un momento. Ron Harper e Michael Jordan, come già successo nella partita vista ieri sul Tele Monte Carlo, di un intento per i Bulls, non parte Dennis Rodman, ma parte questo signore Tony Kukoc, che abbiamo visto segnare il sotto, dal riservamento in intento base. Tony Kukoc premeva dall'inizio della stagione per poter partire tutto, non era mai uscito tutto, dopo quello che è successo a livello disciplinare a Dennis Rodman, la sospensione per sé, il ritorno di Dennis Rodman. Ben Rice sbaglia il primo tiro della sua partita, recupera la parola del pallone. Uno dei migliori del campionato da scoppa il pallone di Kenny Anderson, Ron Harper, 2 contro 1, Harper arriva in rimorchio, Scottie Pippen che poi crede nel campo. Poteva sicuramente servire Tony Kukoc, ha aspettato invece il rimorchio per Scottie, rimorchio che magari ha stoppato Kenny Anderson e poi si ferma lì il replay perché l'azione dall'altra parte dal vivo è già ricominciata. Alla sorte per Rice, giocatori dell'NBA per quanto riguarda i punti segnati, i punti realizzati. Calda a Miami, ma calda anche per Rociano, lei il miglior realizzatore. Da 3 punti, una percentuale altissima. Walgreens, giocatore che era la prima cosa di me.
Alonso Mourning è arrivato all'ultimo fiamma a Miami la notte prima dell'inizio della per arrivare a seguita a tempo freddo nelle ultime partite di questa regola season. Dieci giorni, dicevo, nelle ultime partite di questa regola season, diciamo, avrebbero vinto di più, di meno, soffiando a Miami, votando l'ultimo posto disponibile per la Eastern Conference, il canestro di Bill Wellington, che è stato chiamato titolare a posto di tutto centro di Chicago, il centro australiano di Chicago, l'uniforme, adesso Kenny Anderson che usa anche la foto, usa anche il ballo, Ken, tipo che è il direttore più voluto reclutato dalle università, è andato a Georgia Tech dove è rimasto per due anni. Errore, stesso errore che avrebbe fatto secondo molti critici Stephen Marbury, sarà scelto di draft il prossimo giugno, Stephen Marbury, anche lui è un generale del terreno di gioco, che niente se tanto sbaglia, fa la toccata. A passare a professionalità anche già scelto una gente, non potrà più tornare indietro, una regola dell'insegnamento, decide di passare a professionalità, poi non è contento delle scelte, può sempre ritornare all'università, tranne che se prende un agente per l'università. In questo caso Marbury ha chiuso un ritorno, un suo possibile ritorno, un suo quindi all'insegnamento, mettendo i suoi servizi al agente, in particolare uno dei migliori agenti Eric Fleischer dell'NBA che tra l'altro rappresenta tante altre interpretazioni importanti, lui è tempo che comando è stato eletto di Larry Johnson nell'ambiente dell'NBA, quindi per Marbury non ci sarà la via del ritorno, lo vedremo l'anno prossimo. E proprio adesso c'è Kenny Anderson, è molto discusso per questa partita, Tony Kukoc tentativo di 1 contro 1 per Maccaia fallo e da Torino di partita capelli rossi fallo in caso di partita probabilmente azzardo questa definizione di tutti i tempi della NBA ma forse più conosciuto poi perché non può girare da solo non perché gli mettono le mani addosso intendiamoci ma perché è un giocatore molto molto riconoscibile time out per noi. Bene, rieccoci, ha fatto il suo ingresso in campo Pete Myers, l'ex giocatore della Fortitudo di Pedro, che ha giocato l'anno scorso proprio a Chicago, adesso si trova a il discorso su Dennis Rodman che lo vediamo ancora in campo dopo 5 minuti di gioco che Dennis è in questo momento tra i più popolari per più popolare di tanti attori di tanti cantanti praticamente il traffico si ferma per lui o per le sue foto abbiamo descritto la partita di Super Monte Carlo che ha dato il campionato originale con la sua foto a Chicago agli ingordi di traffico bel contropiede dei Bulls con Ron Harper che va a schiacciare il suo inizio di partita per MJ Chicago più 2 6 e 29 dal termine vi dicevo quindi Dennis Rodman grande popolarità nel bene e nel male per questo giocatore che comunque ricordiamo sempre è un giocatore di basket e dovrà dare la mano che Chicago fosse attento per vincere il titolo di 4 della storia di Chicago più mai per Kenny Anderson che non ha la mano fortunata il mancino che abbiamo visto in maglia di Jersey per le prime sue stagioni da professionista perde la palla Charlotte in questa situazione 24 secondi per Charlotte Hornets dicevo Kenny Anderson lo abbiamo visto in
ormai in Jersey per 3 anni e mezzo, adesso siamo abituati a vederlo da qualche mese con la maglia dei Charlotte. Per Dennis Rodman l'entrata in campo, vedete Dennis sotto canestro, il tiro di Michael Jordan lotta, Dennis Rodman che conquista il suo primo rimbalzo della partita, dietro la schiena per Tony Kukoc, il pallone per Tony Kukoc, non è lui il giocatore che ha lasciato spazio a Dennis